Ciao Gnappa Family, sono tornata con un altro video e finalmente vi sto registrando la seconda parte dello shopping fatto con i saldi. Se mi vedete un po' lucida, io in realtà mi sono tamponata con la cipria, però c'ho sto trucco da stamattina e sono tipo le 9 di sera, quindi forse c'è qualcosa che non cosa. Vabbè, ad ogni modo sono tornata con questo video haul. Non è grandissimo, però ho preso veramente delle cose fighissime, molto alla me. Allora, iniziamo con New Yorker, che ho preso veramente due stronzate, però ero attratta tipo dai prezzi così bassi. Allora, New Yorker, sta a Tiburtino, non so in realtà se ci sta da qualche altra parte a Roma, però. Ma in realtà fatemi sapere tipo se in zona vostra, a prescindere da dove abitate, ci sta un New Yorker. Allora, questa è una sciarpetta gialla pagata 1,99 euro di quella ad anello. Tipo mia sorella mi dice sempre non te prendere giallo che corbiondo, gialli i capelli, gialla la roba. Però a me è una accoppiata che mi piace proprio, cioè mi dà proprio tipo un'idea di fresco, capito? Cioè arrivo io e ciao teso. E non lo so, mi piaceva. Ma poi per 2 euro ce l'ho presa. Dove sta il buco? Eccolo. Vedete, fate così, va rigirate così, rimane pomposina sul giacchetto dei jeans. Questa è carina pure in primavera col giacchetto. No, volevo dire in autunno col giacchetto di pelle ed è carina anche in primavera col giacchetto di... Vedete, ragazzi, sono partiti i pezzi, la vecchiaia. Allora, poi ho preso questa t-shirt bianca pagata 2,99 euro. Questa veniva 4,99 euro. Questa quanto veniva? Pure questa 4,99 euro. Questa qua in realtà io l'avevo comprata per farci il tie-dye rosa. Se avete visto il video prima di questo, sapete di che parlo. E l'amica mia mi ha detto: no, è veramente carina, lasciala così. Voglio chiedere un consiglio a voi. Secondo voi la devo lasciare così o ce lo faccio il tie-dye? Mi raccomando, fatemelo sapere perché veramente è un cruccio, capito? Perché lei dice: no, lasciala così, è tanto carina con questi disegni. Io però l'avevo comprata per quel scopo, quindi non lo so. Vabbè, ho comprato questa maglietta. Carinissima. Poi sono passata da Zwicky stamattina, regà, la mia vita, la mia vita. Bustina fucsia. Ho comprato due gonne. So, quei gonne un po' frufru che vanno stanno. Ce n'ho una nera, a base nera, con tutti i micro fiorellini rossi. Vi dirò, l'ho comprata tanto per. L'ho pagata 16 euro dal cinese, che ho guardato e ho detto, questa 16 euro non ci vale. Era proprio di quei tessuti leggerini, così dico, vabbè, però, sti cavoli, sono ingrassata, quindi, cioè, no, no, non è più come prima, che qualsiasi cosa mi provo, mi sta, oddio, no, manco prima, per carità, però, prima, cioè, che ne so, provavo 10 cose, 7 mi stavano bene, ora ne provo 10, 4 mi stanno bene, 6 no, quindi ho detto, vabbè, io non vado a spese. E la prendo, ma non perché 16 euro sono tanti, però quando c'hai quella cosa che io, regà, vi giuro, lo sapete, sono una spendacciona, però ho proprio una passione per il risparmio. Cioè, ma non è tanto il risparmio, perché risparmio di là e poi rispendo di là. È una cosa di... L'ho pagata 2 euro, capito? 2 euro. Cioè, porto fiera, porto più fiera una cosa pagata 2 euro perché dico ho pagata 2 euro piuttosto che una cosa pagata 50, capito? Non so, sono matta, fatemi sapere se siete matte come me. E quindi dice, sta cosa mi vale 16 euro, però alla fine l'ho presa. Ho trovato le stesse gonne, una della fantasia che ha vita mia, l'altra carina, nel senso so che non può piacere a tutti, però io no, mi adesso ho già fatto l'outfit, quindi l'ho presa. Allora, questa è la mia vita. Cioè, molto jungle, cioè, tipo Barbie Malibu in inverno. Voi vi siete mai immaginati Barbie Malibu in inverno? Perché d'estate la palmetta, rosa... Ma se questa viaggia e va in un posto dove fa freddo, cioè, questa è Barbie Malibu in inverno, cazzo. Perché c'ha sto verde scuro, cornoso. Mia vita, sta cosa, queste cose floreali, piantose con le piante, non so. L'ho vista, ho presa. Allora, veniva 30, col 67% di sconto, ho pagata 10. Questa me la so già immaginata. Io, t-shirt nera, però no, di queste che ha manica qua lunga, tipo. T-shirt nera, leggermente morbida, infilata dentro la gonna che ha anfibio nero. Cioè, ciao, raga, ciao, sono arrivata io proprio. Ciao. Poi, devo vedere su se ho una borsa di sto tono di verde, perché se no c'abbiamo pure la borsa verde, se no va bene, andrà benissimo. No, la mia vita.
la mia vita, la amo, cioè, avete presente l'amore folle? Ecco, l'amo. E poi questa che è di una fantasia che non piacerà a tutti, però io già ho fatto l'outfit, cioè magliettina nera o al massimo la canotta nera, che sapete, cioè tipo il mio cavallo di battaglia. Sta gonnellina che è a base, non si capisce, vabbè, è tipo a base chiara, però con la predominanza dei fiorellini gialli, anche se pure un sacco su arancione, non lo so. Non so se riuscite a capire, vabbè, io ho immaginato che la mia borsa gialla di Valentino, cioè, teso, levate proprio! Cioè, teso! Mo perché dalla lana, vedete, pare tipo tutta una fantasia mischiata, però dal vivo la predominanza è del giallo, perché c'è un sacco di fiori arancioni e c'è la borsa di Guess nuova arancione, quindi dici, ci puoi mettere arancione, però il giallo ci sta meglio, quindi cioè, ciao teso! Basta la mia vita. Ah, e questa cosa no, capita, però ho preso uguale. Da 25 meno il 40% di sconto sta a 15. Cioè, quella da 30 mi hanno messa a 10, questa da 25 mi hanno messa a 15, ed è pure più brutta di fantasia. Boh, insomma, matti, vale a capire. E poi ho preso due calzini. Questo c'ha avvocatini. Che io, ragazzi, ho questo brutto problema. A mezza gente viene da chiamare avvocato. Cioè, l'avvocato, avvocato. Vabbè, sono avvocatini. E questi i dinosauri, cioè, che carini, sono tipo dei T-Rex. Non lo so, sono io con i tacchi adesso. Vabbè, ok. Poi sono stata da Chiré e ci sono stata due volte, quindi ho due buste di un giorno e una busta che è di oggi. Allora, vi parto prima da quel giorno. La prima cosa che ho preso è, vi avevo messo il sondaggio su Instagram, sono state ste ciabatte. Ma io ho chiesto, le prendo fucsia o le prendo arancioni? E avete votato quasi tutti per fucsia, e ho preso fucsia. Cioè, raga, so la vita mia. Lo so che sto tipo di ciabatta può non piacere. A me mi piace da morire, ce n'ho un botto e c'ho pure i peli. E ci esco pure, vi dico di più. E non so perché c'è il mio capello appiccicato. Le ho riprese in realtà perché ne ho sfonnate tipo due o tre paia, cioè l'ho proprio rotte, che qua io ho fatto perdere tutti gli strass, qua vabbè, macello, alla fine l'unico paio dei tre che si salvava, cioè sono andata al mare e ho finito di sfonarle così, ho buttate perché cioè l'ho distrutte. Ho detto, senti, visto che me ne era rimasto solo un paio che poi avevo prese da Primark, e ho detto, devo ripiare, e ho preso fucsia. Mi sei un po' piegata, pora stella, hashtag pora stella. E vabbè, ho preso fucsia. Vi dirò, pure arancioni non erano male, però avete votato il fucsia, io vedo retta, ho preso fucsia, molto Barbie, molto Buffers. Queste ho pagate da 8,90 a 7,12 col 20%. Poi ho preso una cover della mascherina, praticamente è una mascherina bucherellata, vedete, cioè proprio bucherellata da mettere su quella celeste, quelle classiche, no? Cioè, regà, la mia vita. Dal video io vedo, non rende, però vi giuro che dal vivo è qualcosa di spettacolare. Ciao teso! Non so, raga, è bellissima. Questa mi pare che ho pagato 5 euro, non so, c'è tutti i strass boreali, è fighissima. Pare tipo de mezza gomma. E qua, vabbè, c'è l'accetti gomma classica. Tipo questa da sola non la potete mettere perché non c'è il filtro, cioè è bucata. Però è veramente carina ed è la cover, perché quelle azzurrine sono un po' brutte. Poi è vero pure che io avevo comprato un sacco di mascherine, quelle così da mettere sopra quella azzurra, e all'inizio lo facevo, poi mi sono resa conto che faceva veramente troppo caldo e ho detto, vabbè, tanto mo sta bene inverno, magari è pure piacevole avere il naso coperto perché c'è, fa un freddo che vi dico. Mo sto usando la classica azzurra senza metterci quell'altra sopra perché c'ho caldo, raga, io mi sfiato. Però questa già ci si può mettere, appunto, perché è bucherellata. Impreziosisce l'outfit, visto che siamo costretti a portarle. E poi ho comprato questa maglietta, io fiera, perché sapete, non so se ve l'ho detto nello scorso video, l'ho detto su Instagram, boh. Sto periodo sto in fissa col viola, lilletto e qua, fammi là. Quindi ho trovato questa maglietta fatta così, un po' lunghettina, che io metterò appunto nelle gonnelline, certo non gonne con quei fantasie particolari. Pagata 1,90 euro, 1,90 euro, e c'è pure le manichette pomposette, cioè la vita mia.
Questa veniva 8,90, l'avevano messa al 70%, 2,97 euro, e poi ci hanno applicato sopra special price, 1,90 euro, cioè potevo non prendere. No, l'ho presa. L'ho presa sulla fiducia, non l'avevo provata, ho detto vabbè, spero che m'entri. E vi dirò, abbastanza decente, c'era pure rossa, ma sapete che io odio il rosso. E la potevo pià perché magari dici, sai, ce l'ho qualche borsetta rossa, e non avendo tante cose rosse, dici vabbè, ce la può abbinare. Però il rosso per i vestiti mi sa troppo di gabibbo. Cioè, prima sono venuti qua a casa mio cognato con mio nipote, vestiti tutti e due di rosso. Ho detto, oh, due gabibbi. Non gliela faccio, raga, gliela faccio. Magari dici, ok, ogni tanto è rossetto rosso, ci abbiniamo la scarpina, ci abbiniamo la borsa. Ma vestiti gliela faccio. Comunque no, scureggiato. È che sto mutando e mi sono sbattuta le mani sulle cochon. Vabbè, comunque, adesso parte la storia curiosa, affascinante. Perché da Sagiré io vado quel giorno e trovo un paio di stivali. Ultimamente mi sono mette sempre questi stivali anfibi che, cioè, raga, non se piano per culo. Se tu giri, 90 ragazze su 100 ce l'hanno ai piedi in piena estate, perché vanno de moda, perché sono carini. Fondamentalmente non so felpati, io non so gli originali dei Dr. Martens, insomma, come si pronuncia, non so quelli se so realmente felpati, però questi che so ispirati a quelli là non so felpati, quindi fondamentalmente uno in estate non è che si è sfiata. E allora sì, siamo messi tutti quanti, che si mette chi i leggings, chi coi jeans, chi coi shorts, chi che gonne, no? Sono veramente carini. E ce l'ho tutti i giorni ai piedi, no? Sfonnati, poi mi ricompro sempre i neri, quindi mi metto dopo un po' in sfondo, mi ricompro neri, pare che c'ho sempre gli stessi. Ho detto, fammi comprare questi, che almeno, oltre che sono neri, hanno un dettaglio diverso e si vede che mi cambio. Perché io, regà, come i cartoni animati, vesto sempre uguale. Avete visto il mio armadio? C'ho un botto di vestiti, ma tutti i giorni mi trovate leggings e canottiera nera, 300 canottiere nere, 300 leggings neri, pare che sono una che non si cambia mai, quando in realtà io sono una persona, oltre che pulitissima, che si cambia tutti i giorni. Quindi ho preso questi. Solo che questi hanno una storia curiosa, affascinante e abbastanza travagliata. Ve l'avevo accennata su Instagram, la ripeto qua. Oltre per chi non c'è Instagram, ma due, perché voglio un consiglio. Raga, mi dovete aiutare. Allora, praticamente, questi col 10% di sconto da 28,90 li pago 26,01 euro. Sono fatti così. Mi piacciono perché hanno una paretta alta, c'avevano ste borchie che li differenziavano da quello che c'ho. L'unica cosa che me lo devo un po' è che non c'hanno la lampo qua. Io sono una abbastanza sbrigativa, quindi io apro la lampo, un filo al piede e esco. Qua devi metterci a perdere un po' di tempo perché devi slacciare l'accetto, poi lo devi riallacciare un po' così, però dico vabbè. Messi due volte già ho sfornati tutti i rigati, non si sa che ci faccio con questi piedi. Feticisti, impensate cose strane. Vabbè, mi metto e mi pare quel giorno c'avevo i pantaloni lunghi, quindi vedo che mi stingono solo il calzino. Il pedalino tutto nero, dico, boh, ma che ho fatto? Forse mi ha sudato particolarmente il piede, non me ne sono accorta. Cioè, da serie, non so felpati, quindi non è che il piede ti suda. Per carità, sarà un sandalo in piena estate, però non è che ti suda il piede. Poi io con i piedi non ho proprio problemi, né di puzza, né di sudorazione. Quindi dico, boh, ma com'è? Ma com'è mastinto? Non mi era mai successo. Allora, il negozio, secondo me, si rifornisce, ma mi baso pure sulle etichette che vedo dai cinesi, ma tanto pure i grandi marchi de moda si riforniscono dai cinesi e poi ci paghi la marca. Per carità, magari useranno una qualità un po' meglio di quella che ci vendono a noi nel negozio di cinesi, però a fine siamo là. E dico, io compro questi stivali dai cinesi proprio e non mi stingono, io compro qua e mi stingono, c'è qualcosa che non quadra, c'è qualcosa che non cosa. Vabbè, mi rimetto la volta dopo con la gonna, quindi c'avevo la gamba scoperta, il calzino fantasmino e vedo che mi aveva stinta la caviglia, mi aveva stinta il calzino, dal calzino mi aveva stinto pure il piede e mi si era addirittura levata l'autoabbronzante. Acchiappato non mi sono più messi. Ma per un semplice fatto, ho paura che il colorante mi stigne sul piede e mi fa male. Io vi avevo chiesto su Instagram, mettendo il box, tante mi hanno scritto non li buttare che è peccato, tante lavali, non so se si vanno lavare, cioè che mi diventano rasponi duri. Tante mi hanno scritto, a me ogni tanto è capitato, se a forza di metterli non perdono più colore. Metti altri 3-4 volte e non perdono più colore. Allora, vi dico la verità.
sinceramente a buttarli mi dispiace, però se vedo che li metto 3-4 volte, magari con tre calzini che me ne proteggono il piede e continuano a stingere, li devo buttare, perché tanto mi metto, perché io sono cagona, cioè mi comincerei a suggestionare, cioè manco che so aprire il mio cervello e farvi capire quali firme mi faccio. Però non lo so perché mi è capitata una cosa del genere. Oggi, riandando da Kire, ne vedo un altro paio. Ne vedo un altro paio. E allora ho detto, vabbè, questi riportagni li potevo riportare, perché, cioè, non pare che ho messi due volte perché già ho scorticati. E quindi ho detto, vabbè, compro sto paio, però io dico, vado là tutta caruccia, tutta pettinata, con sto paio in cassa, gli faccio, senti, ma c'ho avuto un problema, che ho comprato i stivali qua, quelli borchiati, così. Io ho detto, il problema, hanno stinto il piede, ma vi è mai successo, qualcuno si è mai lamentato? Mi fa, no, nessuno ci si è mai lamentato. Io dico, vabbè, forse era un paio fallato. E tutto, ma se io mi metto dentro casa, magari ci sto due ore dentro casa e quindi non sozzo la suola, se mi stingono ti posso riportare? Mi ha detto sì sì, senza problemi. Oh raga, incrociamo le dita, speriamo che non mi stingono, perché cioè ho comprato questi, raga, io non ho resistito, cioè sulla vita mia proprio l'apice del trash, capito? Questi ho pagati di meno, 16,90 euro a prezzo pieno. Da mo che guardavo sempre entro sto negozio, perché passavo e ripassavo e ripassavo, non c'era mai il 38. C'ero passata tipo l'altro ieri e in vetrina non c'erano, quindi oggi ho rivisto in vetrina, dico, ma voi vedete che hanno appena rimessi? Ah, io hanno appena rimessi e il 38 stava là, io ho guardato, lui mi ha guardato, io ho guardato, lui mi ha guardato, io mi sono sentita tipo, mi sono arrampicata, ho presi. La mia vita, raga, la mia vita, come devo fare io? Non ce la faccio, raga, sono bellissimi, c'hanno pure la lampo, c'hanno pure le borchie, ma che volevo di più, Davide? L'unica pecca è che sono leggermente più bassi, quelli che compro io sono tipo alti fino a qua. Spero non mi mozzino la gamba, però, cioè, ma poi 16,90 euro, cioè, belli. Vi prego, non stingete. Non stingete. Ma che stingono pure questi, no? Ce la posso fare. Arrivato dai cinesi a comprarmeli. Allora, volevo comprarmi originali, però li trovo sempre scontati, tipo online e al negozio, sempre a prezzo pieno. E comunque non costano poco, perché mi pare stanno sui 219 euro. Trovandoli scontati, preferirei acquistarli scontati, perché comunque ho visto che è un modello che metto. L'unica cosa sarebbe che io devo andare in un negozio fisico a provarmeli e poi fai, no grazie teso, ci penso, solo che mi viene male, capito? Perché boh, non lo so, vabbè, qualcosa mi inventerò, lo farò, penso che lo farò e li prenderò online quando fanno le offerte, perché ho notato che è una scarpa che metto che abbina un sacco di outfit e che fondamentalmente mi piace come mi fa la figura, no? Perché ci stanno scarpe che a me non mi piacciono. Un paio di evidenziai gamba X te fa gamba storta, una cosa così, un'altra te fa i polpacci. Queste mi piacciono, quindi probabilmente finirà che comprerò de marca. Se qualcuno di voi ce l'ha originali, mi fate sapere se calzano il modello, cioè il numero giusto. Perché io di tutte le scarpe, per dire, ho 38, quando devo comprare le Nike devo via 39 perché calza di meno. Quindi boh, vabbè. Questo è stato il mio shopping fatto coi saldi. Fatemi sapere il vostro pezzo preferito. Il mio assolutamente, ce ne ho due. Il mio assolutamente i stivali e la gonna. Cioè la gonna, cioè mi toglie, questa gonna qua a me mi toglie la vita. Magari mi piacerà, però a me che amo queste fantasie con le foglie, cioè è proprio, è mia. Cioè io già non ho avvisato, ci andrei a dormire adesso stesso, teso. No raga, bellissima, amo. Quindi fatemi sapere qual è il vostro pezzo preferito, fatemi sapere che cosa avete comprato coi saldi e se avete fatto tipo un acquisto top e dici, senti, io ho comprato questa cosa, mi piace da morire, ho pagato solo 3 euro e tu dici wow. E niente, se avete visto il video fino a questo punto, commentate con questi emoticon qui. Raga, c'ho un po' dei giorni sto un po' impicciatina sti giorni, ma vi prometto che passati sti giorni, che sarà una settimana, massimo 10 giorni, mi rimetto sotto quei video e vi bombardo dei video. È una promessa, eh? Lo sto a promettere. Sto per tornare. Comunque l'unghie per questi giorni in cui sono da affarata ho fatte corte, però
coincide Chanel con quel dito là. E niente, serviano corte, raga. Però da paura quando usi il telefono, sono a scheggia di cosa devo dire. Ehi, brutto pezzo di merda. Vabbè, basta. Se avete visto il video fino a questo punto, vi rimetto l'emoticon. Lasciate questo emoticon qua, che probabilmente metterò tipo, non so, un albero, una foglia in memoria della gonna. Vi mando un grandissimo bacio. Non dimenticate di farmi sapere se fa la maglietta dai dai o lasciarla così. E ci vediamo al prossimo video. Ciao.